Cassano De Limurgia, incontro sull'amministratore di sostegno. Insomma, mettere la persona al centro dell'attenzione della pubblica amministrazione e di tutti quei soggetti che coinvolti in sinergia devono aiutare la persona a riconquistare la piena dignità. Come la città metropolitana, dottoressa Lallone, viene incontro a queste esigenze? Sì, la città metropolitana, come è noto, si è insediata da poco tempo, dal gennaio del 2015, e quindi è ancora in una fase un po' di passaggio, in quanto non sono state ancora chiarite con legge regionale. Attendiamo, appunto, oggi proprio c'è stata una riunione della settima commissione, che venga approvato e quindi licenziato il disegno di legge sulle funzioni attribuite alla città metropolitana. E il disegno di legge prevede però che tra il welfare in genere sia tra le funzioni non fondamentali. Una parte del welfare sicuramente transiterà ai comuni e alle associazioni di comuni, perché questo era già nella legge, nel DPR 616 del 77, nella legge 328, quindi diciamo è un passaggio obbligato. Però tutta la parte, la fetta della materia che riguarda la tutela delle persone con disabilità, quindi ciechi, sordi, ma tutte le disabilità, in particolare i ragazzi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado e disabili, e dovrebbe rimanere in capo alle città metropolitane, che hanno, diciamo, perché l'hanno ereditato appunto dalla provincia, dall'ex provincia, una tradizione proprio nella tutela e nel garantire i diritti. In particolare parliamo di diritto allo studio, diritto all'integrazione scolastica, all'integrazione sociale di queste categorie di soggetti. E all'interno quindi di questo panorama ci auguriamo, appunto, io oggi sono qui, diciamo, perché delegata dalla città metropolitana, e vorremmo inserire in questi strumenti di tutela dei disabili, le persone con disabilità anche temporanea, vorremmo inserire proprio una promozione, sensibilizzazione all'utilizzo dell'amministratore di sostegno, perché questa figura, che è una figura molto importante e innovativa soprattutto del nostro ordinamento giuridico, perché a differenza dei vecchi strumenti, cioè della interdizione e della inabilitazione, che mettevano fuori gioco la persona con disabilità, l'amministratore di sostegno è una figura che si affianca, che supporta il soggetto, che può avere anche una temporanea difficoltà di svolgere determinati atti della propria vita e di essere autonomo. Quindi è un po' simile all'affidamento familiare, io lo assimilo molto all'affidamento familiare, in cui c'è una famiglia affiancata anche un'altra famiglia, e quindi il compito dell'amministratore di sostegno è questo: sostenere, non solo curare, cioè perché il compito dell'amministratore di sostegno è di tutela, ma non solo di tutela, ma anche di far venire fuori, aiutare anche la persona che sostiene a far venire fuori le capacità e abilità inespresse. Quindi un compito di promozione anche della persona, oltre che di tutela. Purtroppo questo istituto giuridico, in particolare nel sud, non è molto utilizzato. E la provincia di Bari, quindi quando era provincia di Bari, ha svolto un corso di formazione. E perché? Perché le famiglie delle persone con disabilità, in particolare con disabilità psichica, avevano chiesto di formarsi per esercitare questo ruolo, che molto spesso in prima battuta il giudice tutelare affida alla famiglia, quindi a persone che rientrano nella cerchia dei familiari e dei parenti. Quindi abbiamo realizzato nel 2012 questo corso di formazione, che ha visto 120 partecipanti, che è stato un corso completo, nel senso che sono state approfondite al fine di dare una competenza abbastanza completa a tutte le aree del percorso, quindi a quella giuridica, a quella psicologica, a quella psichiatrica, anche a quella riguardante le problematiche di natura contabile, per cui diciamo, sono uscite queste persone con una competenza, e la provincia di Bari ha anche inviato l'elenco delle persone che erano interessate a tutti i giudici tutelari del nostro territorio, proprio perché i giudici potessero avere la possibilità di scegliere tra persone che avevano una formazione.
Ci rendiamo conto che però bisogna fare ancora molto, perché a diversità di realtà del nord, questo istituto non è molto utilizzato e non, manca una legge regionale ancora, ma non è la legge regionale quella che cambia una mentalità, quindi deve entrare ancora nella mentalità questa figura che, come è stato detto prima, è proprio personalizzata, è un intervento personalizzato e cucito addosso alla persona e alle sue necessità e ai suoi bisogni. E in questo la città metropolitana, ritengo, se chiaramente il sindaco De Caro e il consigliere delegato Giuseppe Valenzano riterranno, ma condividono già la figura, ma riterranno di portare avanti queste azioni, potranno promuoverla tra tutti i comuni, i 41 comuni che fanno capo all'area metropolitana, quindi con i servizi sociali, poi fare azioni di sensibilizzazione e, perché no, anche di ulteriore formazione. Dottoressa, quindi naturalmente non una figura invasiva, come lei ha ben detto, che evidentemente ancora per una questione culturale viene vista, no? Non certo di buon occhio, perché potrebbe andare a rompere degli equilibri all'interno di questo nostro profondo sud che combatte ancora lo stigma, specialmente quando si parla di malattia psichiatrica, combatte insomma la diversità, ecco. Ma passi da gigante sono stati fatti e quindi ogni nostro territorio ha la sua cultura, le sue tradizioni, le sue storie, le sue radici che vanno preservate e salvaguardate, come la dignità delle persone che ne fanno parte. E quindi mi fa piacere rincontrarla, perché la sua esperienza quindi non può che essere a garanzia di questa salvaguardia, perché dovrà, come città metropolitana, sovrintendere a un territorio vasto e a un qualche cosa che, quando si parla di salute, quindi anche di salute mentale, non può avere stigma o barriere, ma deve unire tutti in un'unica forza, in un unico obiettivo, che è quello di fare rete, fare squadra, e quindi vedere l'amministratore di sostegno come un buon allenatore, qualcuno che possa seguire da vicino, ma non, per ritornare all'inizio della mia domanda, in maniera invasiva. Non per sostituire, non per sostituire, ma per potenziare e migliorare le capacità. Teniamo conto però che abbiamo detto che l'amministratore di sostegno non è molto presente al sud, però teniamo conto che noi abbiamo una grande ricchezza, abbiamo una ricchezza di una realtà sociale dove le reti informali, parlo delle reti di vicinato, le reti dei parenti, degli amici, sono state sempre forti, e quindi ora il lavoro che va fatto nella società, del lavoro sociale, è quello di recuperare queste reti, cioè che venga, ci sia una coesione sociale maggiore, perché prima si diceva anche nell'incontro non c'era bisogno magari di creare una figura giuridica dell'amministratore di sostegno, perché era nei fatti che si affiancava la persona più debole, era naturale, come anche l'affido era naturale, aiutare la famiglia che era in difficoltà temporaneamente, oppure aiutare appunto il disabile che non riesce a deambulare o che non riesce a fare determinati, a espletare determinati compiti. Ora appunto essendo cambiato il contesto, è chiaro che bisogna adeguarsi. A me piace molto la dimensione di servizio di questa figura. Teniamo conto che è una figura che svolge il servizio completamente in maniera gratuita, a meno che il giudice non preveda, per casi di particolare complessità e di particolare nel caso in cui il patrimonio è cospicuo e comporti un impegno notevole, di un equo indennizzo, ma la figura, il ruolo di amministratore di sostegno è gratuito, quindi diciamo la dimensione del servizio, proprio dello stare accanto, è proprio rilevante in questa figura, e quindi questa è da far venire fuori. E quindi la città metropolitana, credo che in questo suo iniziare, perché sta iniziando un cammino, non potrà che essere lieta, perché dimensioni di servizio come questa sono alla base dello statuto della città metropolitana, che non dimentichiamo è il frutto, l'esito di un lavoro molto lungo svolto tra tutti i comuni, è stato veramente un lavoro collegiale dove i principi come la solidarietà, la gratuità, lo spirito di servizio, l'accoglienza sono quelli basilari a fondamento proprio di questo nuovo ente. Ecco, dottoressa Lallone, ci mettiamo anche la condivisione con i nostri amici che ci hanno seguito da casa. Grazie. Grazie a voi tutti.
L'amministratore di sostegno tra tutela e promozione della persona con fragilità. Questo è il tema dell'incontro promosso dall'Associazione Pugliese Amministratori di Sostegno, di cui lei è presidente onorario. Chi meglio di lei ci può spiegare le finalità di questa associazione e quindi come si sviluppa questo tema questa sera? Questo tipo di l'associazione è nata sull'onda di un corso che noi abbiamo fatto, però possiamo dire che nasce proprio dalla innovazione psichiatrica, perché prima veniva utilizzata soltanto l'interdizione e l'inabilitazione, che guardava soltanto l'aspetto economico del soggetto. Invece noi, lavorando sul territorio, abbiamo verificato che spesso e volentieri i pazienti non erano incapaci di agire o incapaci di intendere e di volere, ma avevano piccole carenze, e queste piccole carenze potevano essere coperte da una figura vicaria che supportava il paziente nelle sue difficoltà. Per cui sull'onda delle associazioni dei familiari e anche sull'onda degli stessi pazienti si è spinto attraverso la modifica e l'aggiunta di questa nuova figura che rappresenta per noi della psichiatria un tassello importantissimo, perché i nostri utenti non hanno bisogno soltanto che si vigili sugli aspetti economici, ma anche sulla cura. Perché questo possa avvenire è necessario che ci siano delle figure competenti, perché noi notavamo che gli amministratori scelti nel passato erano anche amministratori esperti in giurisprudenza, cioè avvocati prevalentemente. Invece noi avevamo bisogno di figure che avessero una molteplicità di competenze, e di qui è nato poi questo corso. Perché non solo il paziente può essere aiutato nella continuità della terapia, molti pazienti possono avere delle patologie anche altalenanti come il disturbo bipolare, per cui queste persone alcune volte sono coscienti, in altri momenti, non so, nella fase di subeccitamento possono vendere, comprare, fare cose inopportune e non curarsi, perché in quella circostanza negano il loro stato di malattia. Allora la presenza di un amministratore di sostegno con un contratto che diventa un contratto terapeutico diventa fondamentale, perché noi come servizi abbiamo la possibilità di evitare i ricoveri obbligatori, cioè quei ricoveri dove il paziente perde le capacità di libertà e quindi è costretto ad essere curato con obbligatorietà. Per cui l'amministratore diventa anche una figura emancipante, cioè che può aiutare il paziente nel momento in cui comincia a ravvisare piccoli segnali che in quel momento deve cominciare a curarsi oppure deve essere sottoposto al supporto medico. Quindi, come vedete, la figura ha un varco molto più ampio di competenza e per noi dei servizi psichiatrici prevalentemente importante. Però possiamo dire che l'applicazione anche per altre figure professionali, cioè altre persone, per esempio i tossicodipendenti, oppure i pazienti autistici, oppure le persone che sono in difficoltà, anziani, che hanno una fase di decadimento mentale, oppure non so, persone che per un certo periodo hanno avuto dei traumi e non possono andare a pagare la bolletta, non possono muoversi. E poi anche negli ospedali, quando ci si trova di fronte ad una situazione di, non so, coma, o di persone politraumatizzate in uno stato confusionale, allettate, dove bisogna fare degli interventi particolari, solitamente c'è questa consuetudine di chiedere ai familiari l'assenso. Ma questa non è una giustificazione che ha un valore legale. Il vero valore legale sarebbe la nomina di un amministratore che viene supportato dal giudice tutelare. E allora sono coperti sia i familiari sia il paziente che
come dire, l'ospedale stesso. Per cui, come vedete, la figura è piuttosto ampia, di cui nasce l'idea di diffondere questa figura. E allora l'associazione nasce proprio dall'aggregazione del primo corso degli amministratori, che è stato abbastanza numeroso. Abbiamo avuto 120 persone che hanno voluto, tra i quali c'erano anche i familiari degli utenti, perché loro volevano capire come potevano loro agire. Infatti l'amministratore di sostegno può essere anche un membro della famiglia, però con la scelta diretta del paziente, cioè il paziente può dire: io voglio questo e non quest'altro. La qualcosa è molto importante, innovativa. Invece in precedenza era come se il soggetto veniva, era passivizzato, invece qui continua ad essere protagonista. L'associazione quindi ha avuto questo momento, diciamo, importante, e sviluppa una sorta di informazione, cerca di diffondere questa figura e cerca di entrare nella relazione con i giudici tutelari. C'è da dire che mentre nelle regioni del nord la figura dell'amministratore di sostegno è molto sostenuta sia dai giudici tutelari, che a volte non sanno chi nominare quando mancano i familiari, i soggetti soli che non hanno un'appartenenza, una famiglia, allora in questo caso le associazioni possono, cioè questo elenco viene utilizzato proprio per sopperire a questa carenza, e in alcuni casi c'è anche la possibilità di dare un compenso. Infatti la regione Lombardia garantisce anche questo. Nella regione Puglia noi abbiamo presentato questo primo elenco, però purtroppo è stato inviato ai giudici tutelari, però sappiamo che le cancellerie per consuetudine affidano questo compito a persone di loro conoscenza ed escludono questi elenchi. Tanto che noi cercheremo di rendere ancora più, di diffondere a livello conoscitivo questo tipo di elenco di amministratori, che secondo noi potrebbe diventare non un elenco ma un albo, in modo da rendere ancora giuridicamente più importante questa figura. Un riferimento importante, sì. Purtroppo al giorno d'oggi le fragilità aumentano, ecco, sì. E quindi magari non solo quelle a cui lei ha fatto riferimento prima, ma nascono anche delle nuove dal punto di vista psichiatrico, psicologico. E quindi le dipendenze, per esempio le dipendenze da gioco, persone che dilapidano i loro in pochi minuti, e i familiari sono impossibilitati ad intervenire. Invece una figura, per esempio, esterna al nucleo familiare potrebbe disciplinare anche le perdite o mettersi a gestire. Ah, ecco, un'altra cosa volevo dire, che l'associazione è importante perché dentro ci sono figure con varie competenze, ci sono avvocati, assistenti sociali, educatori, commercialisti, eccetera. Per cui a seconda del caso c'è la possibilità di scegliere per quella carenza che viene connotata nel paziente, si può individuare quella figura specifica che può intervenire. E in più, lavorando loro in equipe, anche la persona che, non so, sta svolgendo il compito di amministratore può chiedere consulto a un collega di altra competenza. Quindi diventa un lavoro di squadra. Ecco, un lavoro in sinergia sicuramente, che fa rete nell'organizzazione e si amplia con il contributo di queste fragilità, perché non parliamo appunto, mi corregga se sbaglio, di soggetti prettamente tecnici, ma forse più sviluppati dal punto di vista umano e volontario. Questo significa immedesimarsi più in quelle che sono le fragilità e quindi essere meno invasivo possibile, come avevamo detto prima, e questo fa recuperare e va a valorizzare la dignità di questi soggetti che vengono appunto aiutati, supportati, confortati e quindi accompagnati nel momento in cui c'è il bisogno. Quindi è importante evidentemente sensibilizzare non solo gli amici che ci seguono da casa, ma anche i politici, cioè quei soggetti che poi scrivono le leggi e devono andare a valorizzare quell'albo e fare in modo che possano essere presi in considerazione gli iscritti in quell'albo. Certo, certo. È molto importante questo lavoro di concerto.
certo è sinergico, perché noi facciamo la nostra parte, però spesso troviamo o dei muri oppure l'insensibilità. Invece questa figura, proprio per l'aumento, come ha detto lei, delle fragilità e per questo eccesso di individualismo, mentre prima c'era il vicino di casa, forse nei paesi è ancora presente, però in città si ha sempre di più, si va verso i rapporti virtuali, semmai con Facebook tutti comunicano, però se io ho bisogno di un supporto, non so, io ho la febbre, non posso andare a svolgere alcune funzioni, non trovo nessuno. Certo, con Facebook non posso risolvere i problemi. Allora, a maggior ragione questa figura dovrebbe essere valorizzata, perché purtroppo nella nostra società tutte quelle funzioni naturali che si svolgevano per solidarietà e per prossimità tra le persone, attualmente, essendo scomparsa questa maggiore prossimità, ci sono delle persone competenti che per empatia, perché entrano molto, per questo abbiamo fatto il corso, perché queste persone sono state esercitate anche a svolgere un compito empatico, entrare nei panni dell'altro, cercare di capire e non essere soltanto giudicati o direttivi nel dare delle regole o dei suggerimenti. Ecco. Grazie dottoressa di questo suo contributo, grazie agli amici che ci hanno seguito da casa.